Abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. Cosa c'è dietro questo contratto? E lì la sorpresa. Quello che noi abbiamo chiesto non ci viene dato. Professor Resa così risponde: io non te le posso dare, non le posso dare, non le posso far vedere perché ho un impegno di riservatezza, segretezza su questi atti. Mi domando, ma cosa devo io a questo privato per tutelarlo a questo livello? Cioè che le carte che scrivo con lui non le devo dare in giro. Il 26 marzo 2021, quando la campagna vaccinale contro il Covid-19 non era ancora decollata, Vincenzo De Luca annuncia la chiusura di un contratto economico per l'acquisto del vaccino russo Sputnik. Abbiamo stipulato un contratto di fornitura con l'azienda che produce il vaccino Sputnik. Investiamo risorse della regione per avere un vaccino aggiuntivo. La regione stipula un contratto con il fondo sovrano russo RDFI, produttore dello Sputnik, gestito da uomini del presidente Putin. Ma in campagna lo Sputnik non è mai arrivato. È evidente, se io ho i vaccini disponibili non faccio tutta questa giostra, li prendo e li utilizzo. Quindi è evidente che dietro c'è già qualcosa di poco chiaro, perché questi vaccini non sono disponibili per le note ragioni, perché non hanno avuto l'autorizzazione degli organismi europei. Secondo, se è creato un meccanismo pubblico dove ci possono essere interessi pubblici, risorse pubbliche, le cose devono essere trasparenti. Ma il contratto sottoscritto dalla regione ha una clausola di riservatezza e non viene reso accessibile a nessuno. E quando in un contratto scrivi che c'è un obbligo di riservatezza, che cosa vuol dire? C'è l'accesso alla trasparenza, bisogna chiedere gli atti e capire cosa vuol dire, cosa si nasconde dietro che non si può dire. E quindi abbiamo fatto una richiesta normalissima, che è un dovere farla nell'interesse della trasparenza e dire cosa c'è dietro questo contratto. E lì la sorpresa. Quello che noi abbiamo chiesto non ci viene dato. Alla richiesta di accesso agli atti fatta da Caldoro, la Soresa risponde che il contratto è segreto e può essere visionato solo se l'azienda privata russa concede il suo consenso. Sono addirittura segretate, nel senso che si dice: io ho preso un impegno con una ditta, tra l'altro privata, intermediario probabilmente, che dice: sì, ma quello che abbiamo scritto non lo possiamo dire in giro. Soresa così risponde: io non te le posso dare, non le posso dare e non le posso far vedere perché ho un impegno di riservatezza, segretezza su questi atti. La regione può autorizzare al di là della riservatezza e della segretezza degli atti, proprio perché la legge sulla trasparenza è ben chiara, non è che ci sono deroghe. E qua se no ognuno fa quello che vuole, no? Pare assurdo. Si deve rispondere a un interesse pubblico, non a un interesse privato. E lì la differenza. Mi domando, ma cosa devo io a questo privato per tutelarlo a questo livello? Cioè che le carte che scrivo con lui non le devo dare in giro. Cosa ci sta sotto? Perché non penso che possa essere un normale contratto.